nelle particolari tra i vari fumetti troviamo un fumetto simile a Disney. Immagino che si legge al mondo la notizia, si fa questo ragazzo che in un fumetto ci parla della dislessia. La dislessia non è una malattia, ma è un modo di piacere. Allora, in pratica parlo della mia dislessia, di come abbia influenzato la mia vita e il mio percorso di studio. Chiamata futura, no. E questo, diciamo che io ho vissuto un'infanzia semplice, perché non è stata riconosciuta subito la mia dislessia. Quindi è storia vera. Sì, parla è tutto autobiografico, tutto quello che racconta è una storia reale. Io l'ho scoperta la mia dislessia in prima superiore e faccio vedere gli occhi del lettore in pratica cosa vuol dire essere dislessico prima di conoscere la dislessia e dopo averla sottolineata. E piccolo spoiler, anche dopo il certificato non è che si è cambiato molto, perché molti professori tendono ad andare pochi metodi compensativi oppure non darle, nonostante ci sia un piano formativo per tutti i professori. Quindi allora diciamo questa cosa soprattutto oggi, che il dislessico non è una persona da denigrare, assolutamente è una persona normale che purtroppo ha delle difficoltà come altre malattie, ma non è una malattia assolutamente. Infatti io dico, la dislessia non è indipendente, ma è caratteristica. Certo. Io faccio il paragone da un ragazzo dislessico e un ragazzo miope. Il ragazzo dislessico ha un po' di strumenti compensativi che sono i formulari, il tempo aggiuntivo, la possibilità di fare la verifica manualmente. Questo dipende sempre dal ragazzo, perché ogni ragazzo con la dislessia ha le proprie caratteristiche. Allora, che dire, complimenti, perché questo è un tema molto molto attuale, purtroppo ne dobbiamo parlare tanto, perché purtroppo non tutti capiscono che cosa sia la dislessia. Dobbiamo dire solo una cosa, che finale che è assente, non è stato. Dove ti possiamo trovare? Sono autodidatta, adesso ho iniziato a rompere l'accademia. Allora, complimenti ancora, in bocca al lupo, sempre non così, poi sono un po' più.